fiore giallo con il fiore rosso, danzano insieme ridendo a più non posso. Bravo maestro, il vento della sera che con maestro soffia primavera. E uno, e due, e due, tre. I bambini, si sa, regalano emozioni a iosa, ma questa sera si sono superati proponendo al pubblico presente nel cortile antistante alla scuola uno spettacolo superlativo. Uno spettacolo che quest'anno abbiamo voluto dedicare al grazie. Come appunto avete sentito, attraverso le canzoncine, attraverso le poesie che i bambini ci hanno detto, ci siamo dedicati a questo tipo di argomento perché questa parola la conoscono tutti, tutti la usiamo quotidianamente, ma spesso non ci soffermiamo sull'importanza di questo termine. Quali sono stati i momenti caratterizzanti la manifestazione? Beh, sono stati diversi, come avete potuto vedere, perché ogni sezione ha proposto un'attività abbastanza carina, alcune movimentate come i balletti che ci sono stati, e poi la parte finale dei bambini di terza che hanno fatto il saluto appunto che lasciano la scuola. Come avete sentito prima, abbiamo fatto una dedica a noi insegnanti come ricordo insieme al diplomino che abbiamo dato, appunto abbiamo fatto questa dedica che possa accompagnarli nella loro vita per il futuro. Le attività didattiche stanno per terminare, siamo quindi in grado di tracciare un bilancio di quest'anno. Il bilancio di quest'anno è stato, come del resto anche gli altri anni, ci sono stati dei momenti sempre di criticità, ma come si sa bisogna avere pazienza e trovare il percorso giusto per superarli, come è avvenuto anche quest'anno. Insomma. Grazie mamma per la tua dolcezza che si sprigiona in ogni tua carezza, tu sei la mia gioia, la mia sicurezza.